Napoli ha fortemente voluto questa mostra perché siamo partiti da un piccolo nucleo documentale che noi abbiamo, straordinario, con degli autografi di Picasso, nel quale praticamente si narra di una storia straordinaria. Tutti i prodromi di quelli che erano stati fondamentalmente gli affari politici culturali per la realizzazione di due mostre nel 1953, una a Milano e una a Roma, che sono le prime personali di Picasso. E quindi questo nucleo documentale, come inserirlo in quelle che sono oggi le celebrazioni per il cinquantenario della morte di Picasso, celebrazioni internazionali? Abbiamo pensato che il modo più semplice era quello di riprodurre le mostre in maniera virtuale. E quindi che cosa succede? Che i documenti antichi vengono rinvigoriti e soprattutto riletti anche con queste, possiamo dire, modalità nuove di fruizione che avvicinano un pubblico più ampio, sicuramente più giovane, senza dubbio, e soprattutto non un pubblico di specialisti, perché questa è la politica dell'Archivio di Stato: far capire che la nostra documentazione non è soltanto pane per gli studiosi, per i ricercatori, per i professori universitari, ma la documentazione che noi abbiamo è la documentazione che narra la storia di noi tutti, di tutti i giorni.